Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi iniziamo insieme un nuovo appassionante episodio, una nuova serie, signori. Siamo su Disco Simulator e potete già sentire dal sound come siamo belli carichi e pronti per andare a gestire la nostra discoteca, signori. Sarà una discoteca abbastanza losca, io ve lo dico già, nel senso che allora, è un gestionale, non è un simulatore vero e proprio, ma è un gestionale, un manageriale. Gestiremo la nostra discoteca. C'è da dire che però la musica è un po' alta. Io ho già settato l'audio, va bene tutto, però non esageriamo, nel senso, passiamo un po' al volume principale, perché va bene tutto, ma non voglio sfondarmi le orecchie prima del dovuto. Signori, gestiremo la nostra discoteca e dovremo, credo, portarla avanti. Non ho visto niente, come al solito, ho solo letto, diciamo, la trama del gioco e quindi vediamo cosa accade, signori. Andiamo, noi quando c'è un simulator ci infiliamo senza indugio nel pertugio, insomma. Allora, oddio, ma a seleziona manager, cioè abbiamo dei manager diversi? Sono upgrade? Penso di sì. Non lo so. Comunque, per sbloccare termina Los Palmos. Ah beh, non lo so, ci sono delle cose comunque da sbloccare. Comunque, selezioniamo il nostro manager. Al momento possiamo selezionare solo la signorina Marta. Nome a caso, tra l'altro. È un ex dipendente del settore bancario. Ha la capacità di ottimizzare i costi che le permette di gestire in modo efficiente il club. Marta ha buoni contatti con le aziende di immobili, che si traduce in un arredamento per club attraente e soddisfazione degli ospiti. $5,000 extra per iniziare. Le attrezzature costano il 10% in meno. Andiamo con Marta. Gli altri sono tutti bloccati, quindi ok, va bene. Avanti, signori. Allora, tra l'altro qua ho visto subito termina Los Palmos, cioè quindi dobbiamo fare più club, cioè andare in zone a creare dei club. Oddio, vediamo. The Fire, Cameo, Twilight, cioè sto guardando per sbloccare altri manager cosa ci serve. Io direi di partire dal primissimo, quindi Los Palmos, il nostro nuovo club, signori. Los Palmos, obiettivo del club, organizza evento. Credo che sia fatto un po' a missioni, effettivamente. Los Palmos è un piccolo club che non si distingue da altri club di questo tipo. Ah, quindi è uguale agli altri, ok. Tuttavia attira clienti abituali che apprezzano l'atmosfera intima. Club piccolo, clienti diversificati. Signori, Los Palmos, il nostro primo club. Dobbiamo organizzare un evento e va bene. Nome del club? Beh, Los Palmos, direi... Allora, siccome il nostro è un club losco, ok, quindi direi Los Palmos, calza pennello, Los Club. Club è scritto all'italiano, ovviamente. Quindi è un club losco, un losco club, e quindi siamo a Los Palmos, e quindi è un Los Club. Ha senso. Nella mia testa ha senso, poi non so se è passato il messaggio, il concetto. Modalità standard... Ah no, questo ci riempie di soldi. No, standard, cioè facciamo le missioni, Soddisfa la condizione di vittoria, quindi organizza evento. Signori, è fatto a missioni, dai, ci può stare. Los Club, modalità standard, la nostra Marta è la nostra manager. Non mando che tu colleva questa popolarità. Va bene, non ho fatto in tempo a leggere. Allora, siccome la mia faccia sarà in mezzo, credo, a tante cose. Poi adesso mi sono spostato di là, ma... Al massimo tolgo la cam, che non serve, perché questi giochi di solito hanno 10.000 cose a schermo, quindi ovunque io mi metta sono in mezzo alle balle. Intanto ci mettiamo di lì, poi vedo se mi rendo conto che occupa spazio, vado a toglierla anche, che va bene comunque. Allora, questo è il quartierino. Il quartiere è un po' losco, possiamo dirlo, è un po' losco. Questo è il nostro club, no, via discoteca no, ma ci dai un'introduzione? Ah, ok, requisiti del club. Acquista un mobile per il riposo. Un mobile per il riposo. Per i dipendenti? Mobili per il riposo, un divano. Allora, prima di tutto facciamo una cosa. Mobili per il riposo si intende, perdonatemi, credo, il riposo dei dipendenti. Allora, siccome costruisci un bagno, una pista da ballo, assumi un buttafuori, assumi un barman, dipendenti saranno pochi, quindi non iniziamo a prendere troppo spazio. Facciamo così, con, vabbè, una finestra. Noi la possiamo mettere una finestra? No? No, chiedo, nel senso...
No, ok, vabbè, facciamo. Vabbè, la finestrella qua ci sta, no? Vediamo una finestrella così. Ci sta. Che dà magari sul bar, così dal bar comunicano con la stanza del riposo. Va bene, dunque. Queste sono le decorazioni delle pareti, immagino. Non iniziamo a spendere un patrimonio perché dove sono i soldi in alto? 19.900. Ok, no, perché. Allora, signori, visto che la mia cam occupa spazio, direi che sparisco così almeno. Potete vedere tutto quanto e a questo punto andrei a scegliere bello stanza di riposo ci sta. C'è un pulsante qualcosa per fare tutto no? Sembra The Sims. Ok. Mentre poi adesso comunque andiamo per obiettivi a questo mobile per il riposo. Mobili per il riposo, un bel divano. Me li metti in ordine per quello che costa di più. Questo cos'è? Punti di decorazione. Ah, bisogna stare attenti, signori. Punti di decorazione 6 costano tutti uguali, però il divano è importante. Prendiamo un bel divano. Come faccio? Ah, ruota oggetto con lo Z, ok. Un bel divano, colori, signori, mi raccomando. Tutti molto discutibili, ve lo dico già, tipo le pareti così e questo rosa è un pugno nell'occhio, ma non dobbiamo fare le cose belle, dobbiamo fare le cose. Nessun, come nessun accesso? In che senso? Cioè mi stai dicendo che ho già sbagliato a mettere giù le cose? Sposta. Ah no, perché non c'è la. Aspetta, perché non c'è la porta, ovviamente. Dammi un secondo che qua adesso capisco anche come fare le porte perché toilette. Porte, porte, guarda qua le porte. Decorazione 14, 14. E parte che da quelle con la decorazione più alta. Allora, ti direi. Porta singola, sicuramente sì. Però questa com'è? Non ha senso il rosa, ma va bene. Facciamole rosa. Facciamo tutto rosa. Poi è losco, come club, però è un losco al femminile. Allora, tavolino piccolo. Vogliamo metterci un tavolino. Metterci il tavolino rosa. È tutto rosa, signori, ve lo dico. Ci sta almeno qua dentro il tavolino. Oddio, sì, forse. Sì, ok, ci sta. Ok, poi costruisci un bagno. Intanto facciamo le cose più semplici, perché sennò sprechiamo soldi per niente. Costruisci un bagno. Dammi un bagno. Allora, sicuramente dammi le pareti e il bagno lo mettiamo attaccato. Dov'è l'ingresso? Prima di tutto qua l'ingresso. Ok. Allora, solitamente il bagno è in fondo a destra, quindi direi sì, facciamolo attaccato alla sala dei dipendenti, così anche i dipendenti non devono fare troppa strada. Il bagno ovviamente minuscolo, anche attireremo troppe persone in questo posto, onestamente, quindi ci può anche stare. Con una carta da. Questo rosa mi piace. Guarda, guarda che bel bagno che facciamo adesso. Ha spazio a nascondere le pareti, perfetto. No, no, le pareti le voglio vedere tutte per bene. Poi, per quanto riguarda invece la discoteca, questo com'è? Beh, non è male, eh? Non è male. Però andiamo a livello di pavimentazione anche dobbiamo capire cosa. Allora, piastrelle, piastrelle. Belle queste. In tinta, ok, per il bagno. E dai nostri dipendenti nella stanza del riposo direi un bel rosso che ci sta, dai. Tac. E ok. Poi. Quindi ci hanno detto di costruire un bagno, significa che devo mettere, presumo, la toilette. La toilette, questo hanno due di colore, posso scegliere. No, no, devo fare più spazio però. Ma che belli! No, no, che più spazio, facciamo così. Ma bellissimi! Se facciamo il bianco, dov'è che sarebbe? Ah, le rifiniture.
posso farle rifiniture oro. Rosa e oro non ha senso. Se invece facciamo un nero e rosa, beh, hanno vinto, questi hanno vinto. Sì, manca la porta. Dammi un attimo che ti metto anche la porta. Le porte sono qua. Ok. E direi di metterci una bella porta che si può vedere dentro, così almeno la gente può sbirciare, no? Mettiamo qua a fianco, sì. Rosa, ovviamente. Ok. Nessuna fila impostata. In che senso una fila impostata? Aggiungi, elimina. Ah, la fila per il bagno. Ah, dobbiamo mettere noi dove si devono piazzare? Ah, la fila per il bagno, guarda. Metti qua davanti. No, non so come funziona. Scusami, togliamo un attimo le. Ah, questa sarebbe la fila. Tac. E poi la fila giustamente passa davanti alla porta dei dipendenti. Questa è la fila del bagno. Bella sta cosa. Ok, vabbè, intanto va bene così. Poi, cos'altro dobbiamo fare? Costruisci una pista da ballo. Ok. Quindi, pista da ballo. Credo che... Disco? Pista da ballo, guarda qua. Allora, com'è che ce l'abbiamo? Le voglio rosa, le voglio. Queste sono uguali? Perché queste sono uguali? Colori cangianti. Che senso? Però queste hanno più... Hanno più punti di decorazioni. Costano di più, per carità. No, facciamo le rosa. Allora, la pista da ballo. Se l'ingresso è questo, direi di fare qua la pista da ballo. Non so quanto deve essere grande, però facciamola abbastanza grande. Un 4. Ok, soldi, perché qua sono abituato a spendere. Senza ritegno, vai, facciamo un 4x4, 16. No, un 4x4 inteso come fuori strada. Ok. Cosa sono, scusatemi? Ah, cabine telefoniche, ok. Poi, dunque, una volta fatto questo, assumi un buttafuori. Ok, buttafuori. Qua, dipendenti. Buttafuori. Livello 1, tutti livello 1. Questo è efficienza lavorativa 115, quindi credo che sia il migliore, 200 al giorno il costo. Livello 1. Chi prendiamo? Rio Jack? Beh, allora, visto che siamo alla discoteca Los Club, a Los... dove cazzo siamo? A Los Palmos? Los Palmas, come cazzo si chiamava? Non mi ricordo. Direi di prendere uno con un nome esotico e quindi il buon Rio. Il buon Rio ci sta, si sì, spendiamo, signori. Buttafuori c'è. Assumo un barman. Ma non abbiamo il bar. Scusatemi, va bene tutto. Prima faccio il bar. Il bar, questo a 14. Ma possiamo spendere davvero così tanto già? Oh, va bene. Per carità, guarda qua il bar, barettino, che bello che è. Il barettino lo mettiamo qua. Sarebbe logico perché c'è più spazio. Quindi famo così nell'angolo. O lo mettiamo qua? Ma così dai. Manca il barman, giusto? Nessun dipendente. Modifica fila. La fila del bar riusciamo a fare una roba storta? La fila del bar, signori. Non costa aggiungere fila. No, quello, almeno quello. Guarda qua che bella la fila a serpente. Aspetta, toglimene uno. Ok. Vedi, bisogna far così la fila. La fila sarebbe da fare così, basta. Poi
Ok, manca un dipendente che andiamo ad assumere subito da qua, giusto? Barman, allora, sono i professionisti che sono Santiago, un altro col nome esotico, quindi va benissimo Santiago. Ok, qua cos'è che manca? Nessun accesso? Che senso? C'è l'accesso. Non ho capito. Però me l'ha girato. Cioè l'ho girato e mi sembra. Ok, perfetto. No, perché era un po'. Ok, siamo pronti? Cioè, possiamo già aprire? No, però aspettate un attimo, perché va bene tutto, ma. Fatemi capire. Fatemi leggere un po' tutto. Perché qua mobili. Possiamo migliorarli. Perché hanno. Hanno il livello. Bar, i miglioramenti del bar consentono di vendere alcolici di qualità superiore a un prezzo più elevato e sbloccare nuove postazioni da barman. Ok. Stavo. Quella, Madonna, quanti miglioramenti ci sono. Questo cos'è? Calendario, aggiunge evento. Siamo mercoledì 1, aggiunge evento per sabato sera. Ah, è richiesto un miglioramento disco superiore. Ok, quindi il miglioramento disco qua. Disco base 4000 migliora. Ce l'abbiamo 4000 migliora. Vediamo se possiamo già per caso fare un evento. Oh, attenzione! Postazione DJ base. Possiamo. Madonna, quanto costano! Ah, ok. 500 di decorazione del club, 250 di reputazione. Ok. Ma noi possiamo già aprire così. Non abbiamo il DJ. La musica va? Nel senso. Vabbè, vediamo intanto come funziona. Però sicuramente a livello di decorazione, signori, andiamo a un po' a vedere che cosa possiamo fare. A livello decorativo c'è questo che mi piace. C'è un modo per tipo così. Perfetto, trascinare per fare tutto bello, molto psichedelico. No, me l'ha messo dentro. Ma porca puttana. Il fatto di trascinare qua è un po' problematico. Cosa avevamo messo dentro lì? Era questo, giusto? Sì. Tac. Anche se decorativamente non ha un punteggio altissimo, però. Però va bene. Poi, mentre per i pavimenti. Partendo sempre dall'alto, cos'è che c'è di interessante? No, questi fanno un po' schifo, scusatemi. Bene tutto, ma. Questo ha senso. L'abbiamo già usato per qualcosa, no? Questo ha senso. Secondo me. Trascina tutto qua. Non prendere la pista, ovviamente. Che non credo. Ce la toglie se faccio così? No. Quindi magari devo comunque metterla. La mette? Sì, la mette sotto. Che abbiamo già finito i soldi. Quindi attenzione. Numero previsto di clienti. La reputazione della decorazione dagli eventi organizzati. Ok. Solo 36. Vabbè, oh, ci sta, non è che possiamo partire con 700 persone. Ma saremmo anche, credo, a posto. Potremmo aggiungere qualche decorazione. Postazione DJ, quanto costa? 2007. La postazione DJ, ok. Interessante, perché postazione DJ possiamo già metterla con qua però, assolutamente qua. Poi non so se dobbiamo fare qualcos'altro, quindi non sprechiamo tutti i soldi. Questa 5 decorazione. Qualità degli altoparlanti, ok, oggetto a parete. Cioè me li mette. Non ho capito come li mette. Ma sono uno a fianco del. Ah sì, uno a fianco dell'altro. Ah, allora lì dove c'è il DJ non serve. O sbaglio? Serve magari qua, perché quello credo sia il raggio d'azione delle. Qua.
modo che la musica arrivi ovunque. In bagno è un po' difficile. È così. Allora, no, mettilo di qua. Ok. Così ci prendiamo dentro. Tac. Qua facciamo. Arriva nella sala dei dipendenti, credo di sì. Cioè, non so se si sente qualcosa, però. E mettilo, sto cazzo. Ok, perfetto. Stiamo finendo i soldi, quindi. Ah, cacchio, potevo metterli rosa, mannaggia me. Posso cambiarli? Sposta. No. Li abbiamo pagati quanto? 135. Quanto li vendiamo? Oh, allo stesso prezzo, sti cazzi. Eh no, signori, che fai? Li metti neri quando puoi metterli rosa? Scusatemi, va bene tutto, ma. Tac, tac, rosa. Oddio, non è che si veda molto che sia son rosa, però. Qua, qua. Abbiamo messo. Uno andava messo. Dai, qua. Uno. In modo che sentano anche là dentro. Uno qua, perfetto. Ok, fatto ciò, io direi che siamo, penso, a posto, più o meno. Postazione DJ, l'abbiamo messa, non abbiamo il DJ. Persone sono aumentate a 37. Altre decorazioni, piante. Negli angolini? Quanto costano? 90, ci sta, dai. Una. Due. Sono diventate 38 già le persone, eh. Tre. Qua l'ingresso. Qua no, c'è uno in fila qua vicino al bagno. Ok, basta. E poi. Poster. Cosa abbiamo? Non si vede niente, però. Guarda, dammi questo. Uno di questo, uno di questo. Uno di questo. Caso, totalmente a caso. Però almeno aumenta un po' forse la reputation. 38 persone, 38 persone. Basta perché magari ci saranno i soldi per qualcosa. E qua possiamo. Ah, ok, abbassare, alzare la musica. Andare avanti, perfetto. Spero che non ci sia copyright, però sti cazzi. Siamo pronti? Requisiti del club, ok. Questo cos'è? Riprendo statistiche di clienti, tabella eventi, reputazione. Questo, livello disco. Ok, va bene, signori, direi avviamo la discoteca. Ma che funziona qua? Sono attese 38 persone, eh. Bar non dobbiamo rifocillarlo, è automatico? Penso di sì. Ma è attaccato alla parete il bar. Sa di no. Cioè questo entra, va in bagno. Ah no, questo è il dipendente. Will, descrizione del cliente. Ah no, proprio la sala del riposo. Sono i privé. Ma avete pagato voi per il privé? Ah, perché recuperano energia. Ah, ma io pensavo fosse la stanza dei dipendenti. Ditemelo. Quindi due persone alla volta a riposarsi, mi raccomando. Allora, questa come balla, soddisfatta. Questo è il tempo trascorso nel club, ok. No, signori, è per capire. Tabella eventi, nessun evento al momento. 5 persone felici, 6, 9 neutrali. Qua, allora, praticamente. Numeratore dei posti per ballare occupati. Numeratore di tutti i posti per ballare. Sono 64 posti. Ok. Clienti attuali sono 19. Questo. Ok. 23 posti in fila. E ce n'è solo uno. Numeratore di toilette occupate incluse le file. 4. Ok, c'è un po' di fila per il bagno. Va bene. Vediamo come. Cioè, funziona proprio come The Sims. Hanno i loro bisogni e devono soddisfarli. Vabbè, importante saperlo, eh. Bere, ballo e l'energia, però ha bisogno di andare a riposare la signora qua, eh. Questo cos'è? Intossicazione. Com'è intossicazione?
Parla per un tempo più breve, ok. Intossicazioni, cosa si intende per intossicazioni? Allora, secondo me la gente ha bisogno di riposare di più, quindi ok, quelli insoddisfatti, dove sono quelli insoddisfatti? Fammi vedere quelli insoddisfatti, mannaggia loro. Come soddisfatto? Ma dimmi perché, scusami. Soldi spesi 60, guardate che spendete. Nel frattempo non posso ovviamente comprare, mettere mobili, far cose. Quindi niente, posso solo andare avanti, immagino. Sono le 2 di notte? Cos'è? Componi una playlist corrispondente, cambia colonne sonore corrispondenti, in che senso? Ah, oddio. Questo quindi si incastra. Blu. Minigioco DJ. Corretto, più 500. Madonna, signori, siamo dei DJ. Non funziona proprio così, però. Ok, ci sta, signori. Adesso, vabbè, mi sono rimesso lì. Perché comunque, anche se io faccio così, al massimo vi copro la faccia della signorina Holly. Però vediamo il suo livello di... Com'è arrabbiato? Perché è arrabbiato? Ma voglio capire... Ma Yasin, che già c'hai una faccia che è tutto un dire. Però perché sei arrabbiato? È quello che io voglio capire. Allora, il riposo credo che sia la cosa principale. Quindi dobbiamo riempire di divanetti. Sì, ma sono le 4 del mattino. Ancora questi stanno qua a ballare. Cioè, fatemi capire. Sì, credo proprio che sia per il riposo. Ma io pensavo fosse solo per i dipendenti. Gente entra, balla, non è che ci sono posti a sedere, nel senso. Anche il bagno, insomma. Allora. Per quanto non sia estetica la cosa, potremmo... No, dal bar magari lo spostiamo di qua. Qua allunghiamo i bagni. Non so se la zona relax era da fare per forza separata. Magari guardiamo, guarderemo. La gente se ne va. Poi gli Yasin è arrabbiato. Posto, finita la nostra prima giornata. Allora, abbiamo guadagnato 2.580 dollari, però 33 persone e clienti arrabbiati, perché? Costo dei dipendenti 400, affitto 500, minchia. Soldi guadagnati sul bar 580, etichette 2004, partita salvata, ok. 1.4.2015 addirittura. Allora, direi quindi che il problema principale credo che sia dato da... Ah, spostiamo intanto il bar. Il bar lo spostiamo, intanto mettilo qua, sposta pure questa. Ok, la nostra proprio staccato così, è giusto, vabbè. Sposta la mettila qua. La fila facciamo il solito giretto panoramico. Che costeggia tutto il bar. Che fila ordinata, eh. Tac, tac. Tac, tac. Allora, la fila del bagno potrebbe intersecarsi effettivamente. Vediamo se riusciamo a fare una cosa così. Questa è la fila del bagno. Che è un attimo che ti confondi e invece di andare in bagno vai al bar e viceversa. Quindi va bene. Poi, a livello di pareti, dobbiamo tirare giù questa e questa e fare... Facciamo che questa tiriamo tutta una parete, ok? Poi spostiamo
toilette. Cazzo, è vero che mi sposta tutta la... Scusami, dammi sta cazzo di pianta, levamela. Ok. Poi compra altre toilette. Queste cos'è che erano? Stand 2? No, Gonviken 2. Ok. Male che ce le dà dello stesso colore. Non riusciamo a mettere di... Eh no, perché... C'è poco spazio, effettivamente. Ma più che altro che volevo allargare quella sala lì fino a qua. Va bene. Quindi 4.300 occhio perché abbiamo problematiche di soldi. Quindi pareti. Ah, le cose principali. Ma nessun accesso. Pazzito, c'è la porta qua. Dammi un altro divano. Leaning. Sempre rosa. Ok. Tac. Poi, a livello di pareti, buttami giù questa e questa. E mettimi la parete qua, spostiamo poi la porta. Questa la fa spostare la porta, no? Ma la fa spostare. Come faccio a togliere la porta? Ok. Non posso togliere la porta? Ok. Sì, però scusa, se è rosa. È rosa, però non è. Ok. Vai, mettila qua questa. 3.300 i soldi, quindi occhio. Come meno 58 reputazione, mannaggia voi, maledetti. Hanno fatto una brutta recensione. No, dobbiamo mettere più cose del riposo, quindi dammi questo. Aspetta, dammi... Riusciamo a togliere quella cazzo di porta che mi dà un fastidio tremendo. Demolisci questa con la porta, vai. Devo demolire e rimetterne una nuova. Incredibile. Riusciamo a livello decorativo a sistemare un po'. Oh. Ok. Qua. Perfetto. Poi c'era. Ok. Questi bellissimi del bagno. Pavimento lo lasciamo così per ora del bagno. Cambiamo giusto qua, qua e qua. E poi sì, vabbè, anche a livello di... Aveva messo questo, giusto? Sì. Ok, 2008, dammi solo altre cose da altri divani. Altri divani. 1, 2, 3, 4. C'è qualcos'altro nei mobili per il riposo? Le sedie. Queste come sono? Fammi vedere come sono. Facciamo sempre nero e rosa. Ci sta? Il tavolino, giustamente. Il tavolo mettilo in mezzo. Dai, su via. La gente va lì a riposarsi e abbiamo pochissimi soldi, se non addirittura zero, quindi direi basta a questo punto. Poltrone, tavoli grandi, saletta. Vabbè. Fatto questo, direi che possiamo provare a riaprire, vedere se sono più... Ah, non abbiamo impostato modifica file, ma la fila... Non possono sovrapporsi? Perché qua abbiamo una problematica. Io invece faccio questo. Facciamo le file a tre corte, basta. Questa invece ci avrà la fila che va fuori, immagino, giusto? Non si vede niente. No, la fila così. Che
che gira su se stessa. Allora, una volta fatto ciò... Ah sì, vabbè, io qua adesso con la telecamera sto coprendo un po' di cose, ma sti cazzi, nel senso. Fatto ciò, direi che siamo pronti forse per rientrare, ripartire. Ok, miglioramenti adesso con calma. Gli eventi non possiamo ancora farli, la reputazione fa schifo. Abbiamo la discoteca, il nostro barman ce l'abbiamo. Pronti? Vediamo se andrà meglio questa notte. Ah, questo è il riepilogo delle statistiche dei clienti, quindi una cosa generale. Adesso non dovreste avere problemi a riposare, onestamente. Allora, mettiti nei panni del buttafuori e verifica i dati del cliente che vuole entrare nel club. Posso mettere in pausa, scusatemi? Ok. Documento di identificazione. Darren Wilson. Nome del padre Oscar. Nome della madre... Ma come nome della madre Pippa? Ma signori, ma Pippa no, ma ti prego. Ma Pippa non è il nome, è la sua abitudine. Cioè, Pippa per abitudine. Vabbè, mi dissocio. 83, ok, data di scadenza 21/6/2023. Ok, allora, cosa controllare? Se il nome e il cognome sul documento di identità corrispondono ai lati del biglietto. Biglietto per Darren Wilson, ok. Se il documento... Cioè, sembra Contraband Simulator, come cazzo si chiamava, che controllavamo i documenti. Se il documento di identità non è ancora scaduto, confrontano con la data attuale, ok. Età legale del cliente 18 più, nato prima del 98, ok. Se la data inizio della festa è corretta, 2/4/15, minchia quante cose dobbiamo controllare. Se il nome del club sul biglietto è corretto, nome del tuo club, Los Club. Los Club, ok, sì, questo può entrare. Ok. Quindi attenzione che possono pop-appare queste cose che ci danno dei bonus o dei malus. In generale la gente è soddisfatta. Al momento erano previste 39 persone. Vediamo quante ne entreranno effettivamente. Che? Rifiuti sparsi. Via dipendente, risolvi manualmente. Lo faccio. Aspetta un attimo. E come faccio a toglierli? Ma scusami. Ah, deve passare tempo? Non capisco. Ah, devo tenere premuto. Cazzo, ma se non me lo dici. Ah, dobbiamo intervenire noi tenendo premuto. Ah, e ci tocca pure pulire. No, dobbiamo assumere qualcuno per pulire, lo dico già, Io che cazzo ne so. Anche il cesso dobbiamo pulire. Oh, però la sto di... Alcolici spanti, in che senso? Aspetta! Minigioco DJ, dammi il minigioco! Allora... Vai con questo, e poi vai con questo, e poi vai con quello viola, con questo, e con questo, termina, la più 700. Vetro rotto, madonna, ma signori, ma stanno sporcando... Oh, ma porca puttana, cos'è il simbolo della police? Cliente addormentato. Vicino tasato, ok. No, dobbiamo assumere qualcuno che faccia questo mestiere, cioè, bene tutto. Adesso vediamo se ci sono anche delle figure professionali. Vicino tasato, quanto ci vuole. Ci serve qualcuno che pulisca, prima di tutto. Il cliente addormentato, vabbè, lasciamolo dormire intanto. Tac. Ah, è questo. Ma sulla sedia. Ma gli tiriamo due schiaffi? Ma perché 16 sono incazzeti di clienti? Fatemi capire. È che scende la reputazione, mannaggia a voi. Perché è arrabbiato. Cos'è? Intossicazione.
Ma per il bar, dobbiamo migliorare il bar. Ma che fila che c'è al bar? Scusatemi, se questa è arrabbiata, non si sa per quale motivo. Se perché devono aspettare troppo per il... che cazzo però, eh. Ok, è salita un po' la reputazione. Ma io voglio le recensioni. Dovete dirmi che cacchio è il problema. Allora, scusatemi, è bar. Ok. 3.500. Dipendenti. Posizione della sicurezza. Ha detto le pulizie. Servirebbe questo in realtà, così almeno. Famo sto upgrade. Famo sto upgrade. Però non abbiamo i soldi per costruire l'ha detto le pulizie, 900. Pelo pelo, forse. Massimo uno. Ma solo uno? Solo uno, magari? Dove lo mettiamo? Qua nell'angolino lo mettiamo. Ma che va messo giù questo, così? Metterlo fuori, no. Sì, ma fammi capire come cazzo... Scusa, se qua è tutto piatto, perché non posso mettere contro il muro? Oh, però di qua? No? Va bene. Di lì no. Di qua? Sì. Però ci serve una persona, giusto? Dipendenti avanzati, addetto alle pulizie. 130 al giorno va bene. Iago? O Cara? Cara, così almeno quando c'è bisogno di pulire diciamo... Cara? Cara, va a pulire. Va bene, a parte pulizie, intossicazioni più che altro, non ho capito. Aumentano. Performa. Ah, ok. Dipendenti qualificati, 6.000. Quindi possiamo qualificarli. Formazione di formazione dipendente per aumentare l'efficienza lavorativa, dipendente può essere formato individualmente. Va bene. Abbiamo fatto? Per ora penso di sì. In realtà il nostro obiettivo è creare un evento, quindi, però il problema è che abbiamo bisogno di reputazione per questo, quindi dobbiamo far accrescere la reputazione del nostro locale, lo club. Però 744 non mi dà delle info. Vabbè, vediamo, intanto andiamo avanti 3 per, vediamo come va la nottata. Sempre 39 clienti previsti. In gioco DJ, pronti? Allora, andiamo con... Tac, tac. Ah, no, cacchio, aspetta un attimo. Tac, tac. Tac, tac, tac. La più 900. Allora, quelli soddisfatti, ok. Manca la carta igienica. Vada, vada. Segnalato al personale, eccola. Va ad aggiungere la carta igienica. Vada, vada. Vada, vada. Vada. Eh no, che cacchio, abbiamo assunta. Vado a svegliare. Ah no, questa è la sicurezza, cacchio, dobbiamo farlo noi. Sicurezza, siamo noi, va bene, security ci sta. Questo è un altro da svegliare. Cliente drogato! L'ho detto che è un posto losco, signori. Rifiuti sparsi, prego, vada lei. Non può esserci un automatismo questa cosa, i rifiuti. Barista, minigioco barista. Allora, ordine del cliente, Wicked Monk Elisir. Ricette. Ok, c'è bisogno di questa bottiglia. Cioè, aspetta, questa. Questa, quella nera e la stella. Termina. Più 900, signori, siamo anche baristi. Cioè, ma noi siamo dei professionisti di qualunque... Vetro rotto, pulizia. Vada, vada. Possiamo vedere i nostri dipendenti, noi no?
Finita? Guardali, più 8 di reputazione. Perché i clienti arrabbiati? È quello. Non ho visto. Fanculo. Non ci sono delle statistiche dei... Allora, fatemi vedere. No, mi sa di no. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho schiacciato il tasto sbagliato. Chiedo umilmente perdono. C'è un casino. Ok, però la popolarità dobbiamo aumentarla in qualche modo. Cioè, fatemi vedere qua i miglioramenti. L'ideale sarebbe più dipendenti da assumere. Tecnico, posizione di tecnico, formazione di dipendenti. O miglioriamo gli alcolici. Sbloccare nuove postazioni da barman. Non sarebbe male. Oppure decorazioni. Ma. Chiamo il barman, vai. Pronti? Altra serata, no? Non cambia nient'altro. Via. Pronti, via di fila, così un'altra serata. Vediamo come va. Sempre 39 clienti attesi. Devo capire qual è il problema. Quindi andiamo avanti veloci, ma poi una certa dobbiamo un attimo diminuire perché così capiamo. Capiamo dove andare a parare, insomma. Vada. Spanti. Cosa vuol dire? Rifiuti sparsi? Ok, ma spanti. Niente addormentato, ci penso io. Sì, ma un attimo. Anche la carta igienica, ci sono 18 bagni. Potete anche andare in un altro bagno. Minigioco barman, pronti? Cheeky dancer, cheeky dancer. Cheeky dancer. Allora, questa bottiglia con questa, con la stella e la ciliegie. Tac, 1100 dollari, let's go. Vada a pulire lei. Vedete, signori, è un po' un gestionale, una cosa così. Ci può stare, ci può stare. Nulla a che vedere con gli ultimi simulatori che stiamo affrontando, tra cui Supermarket Simulator, che vedo che piace molto, sono contento. Anche Kebab Chefs, signori, mi raccomando, ci sono un sacco di serie. Voi lasciate like, condividete, commentate, mi raccomando, che è importante. Olè, aspetta, aspetta un attimo. Fammi capire. Perché la gente è insoddisfatta? Entusiasta, neutrale, entusiasta. Ma non puoi andare a riposare. No, cos'è? Intossicazione. Arrabbiato. Ma per l'intossicazione. Arrabbiato. Insoddisfatto. Neutrale. No, questo è neutrale nonostante l'intossicazione. Entusiasta. Ma intossicazione poi cosa vuol dire? Allora, andiamo di. Tac, 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 termina, 1100, via. Vada a pulire, vada a pulire, vada a pulire. E non capisco l'insoddisfazione da cosa è data. Ellis, fammi capire che costa faccia, maledetto. Come mai sei insoddisfatto? Neutrale adesso. L'intossicazione non è magari il fatto che si rompano le balle a una certa e se ne vanno. Perché è insoddisfatto? Entusiasta, neutrale. Sono sempre di meno, quelli. Ok, anzi, stiamo soddisfando le loro richieste, più o meno. Arrabbiati 16 in totale. Senti soddisfatti 2. Vabbè, com'è meno 2 di reputazione? Ma non riesco a capire. C'è qualcosa che non va. Ok. Non capisco se è un problema di arredo, ma non penso. Scusatemi, se io voglio creare un evento per sabato, richiede 250.
500 di decorazione al club. Le decorazioni sono ben oltre alle più rosee aspettative per ovviamente il DJ Eric. Assolutamente. Perciò io credo che sia un problema di reputazione, quindi dobbiamo, credo, accrescere. Ma intanto possiamo assumere qualcun altro? Un altro butta fuori, dai. Ok. Il bar lo possiamo cambiare, credo, sì. Quindi vendi il bar e acquista questo di bar, che è una postazione per due baristi, giusto? C'è di mezzo, credo, la pianta che spostiamo subito. Ok. Spostala. Qua la pianta. Ok, dunque, come nessun dipendente, l'abbiamo licenziato il barista. Ma non volevo licenziarlo io, Santiago. Assumiamone due. Ok, aggiungiamo la coda, facciamo il solito giro. Questo sta vicino alla pista, che è un attimo che fanno i disastri. Ok, basta. E poi, beh, direi che abbiamo fatto abbastanza, no? Cos'altro possiamo? Decorazioni non ci servono. Immobili per il riposo. Li fa riposare più velocemente. 4.000 però costano un po' troppo però per ora. Vabbè, signori, facciamo così. Facciamo l'ultima serata nel nostro Lost Club. Qua le persone entrano con più frequenza, però insomma, sempre 39 possono entrare. Proviamo a mettere dei divanetti anche qua in giro. O la musica qua dentro, non lo so. L'intossicazione aumenta, in che senso? Ah, forse l'ubriachezza, l'intossicazione. Ah, adesso ho capito. Ah. Per ora tutti soddisfatti, va bene. Vada, vada, intervenga, signorina, non si segga. Vado a pulire. Anche qua poi. Cintasato. Sto giro, signori. Abbiamo azzeccato, forse il problema era il bar. Allora, per me, no, uno per va bene. Sam Adams, il 5-4 è oggi e va bene. Non me ne pare la madre, non mi interessa. Data di nascita 98, nato prima del 98, 3-9. No, Ciccio, tu sei minorenne. Sei minorenne. Più 18, attenzione di reputazione. No, signori, minorenni, no. Minorenni, no. Non oggi, quantomeno. Codice in giro. Tac. Rifiuti. Sì, ma questi insozzano come pochi, eh. Possiamo dirlo. Che cacchio. La police, lo svegliamo noi. No, cos'è? Indumenti lasciati. Hanno dimenticato dei vestiti in giro. Cioè, sono tutti dentro i nostri clienti. Cliente ubriaco, fuori! Cliente ubriaco, fuori, subito! Via! Cazzo, ci vuole un po' per buttarlo fuori questo. Tac. Sono le 7 del mattino, però possiamo anche chiudere, no? E direi anche perché è domenica e la gente lavora il giorno dopo, no? Allora, signori, nessuno insoddisfatto, uno che è rimasto neutrale, non si sa perché. È aumentato più 94. Ok, adesso si ragiona il problema. Probabilmente allora era al bar. C'era troppa fila al bar, secondo me. E ci sta, effettivamente. Perché la zona riposo è rimasta uguale. Quindi il problema era ufficialmente il bar. Va bene, dobbiamo guadagnare quanto di fama? Scusatemi per organizzare l'evento. Almeno 500 di decorazione. No, 250 di reputazione. La postazione DJ ce l'abbiamo. E va bene.
Esatto, ci manca solo la reputation. Ah, però anche questa, ad esempio, ci chiede meno reputazione, però più decorazione. Disco superiore. Signori, si può fare un eventino, forse già al prossimo episodio possiamo completare questo primo scenario, chiamiamoli così. Va bene, signori, io direi che ci possiamo salutare qui per oggi con questo primissimo episodio con Disco Simulator. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale. Mi raccomando, c'è tanta tanta roba e deve ancora uscire qualcosa tra un paio di giorni. State sintonizzati che esce ancora qualcosa, qualcos'altro oltre appunto a questa uscita di oggi. Signori, è stato un piacere, vi ringrazio, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!